Buonasera a tutti, sono Mauro Migli. Io ho già fatto un Ignite a Toscana Lab a Firenze, dove raccontavo come io e mia moglie siamo diventati dei migranti digitali, cioè siamo artigiani e siamo migrati in rete, però ve l'andate a vedere su Toscana Lab e su Ignite Italia. Oggi invece voglio raccontare come questo fatto che Internet ha migliorato veramente la qualità della mia vita mi ha dato più tempo per sviluppare le mie vere passioni, a parte il lavoro. Sono diventato un blog, ho aperto un blog, sono un blogger, videoblogger, ho partecipato al Barcamp. Era il periodo in cui The Blog TV organizzava programmi televisivi partecipativi, cioè dei format che andavano tipo Citizen Report di Minoli, andavano sul satellite. Mi sono entusiasmato perché ho visto dei miei video sul satellite, cioè non sono nessuno, è stato divertente. Però la mia vera passione è questa, cioè raccontare attraverso dei filmati, dei video, i nuovi media, chiamiamoli, come il territorio, quello che amo veramente. Lo faccio a modo mio, nel senso ho preso un blog e l'ho trasformato in un sito, poi ho fatto un sito e ci ho fatto un blog, cioè nel senso è un format editoriale che ognuno può organizzare come gli pare, non vi fate inquadrare. Il mio focus è anche troppo largo, cioè si occupa di troppe cose. Quando racconto del focus dico sempre a tutti parlate di una cosa sola, poi io mi sono allargato e così parlo di un sacco di cose. Comunque, ecco, questa è la mia ricetta artigianale, sono un artigiano, quindi anche il web, la rete, l'ho preso tutto con uno spirito molto artigianale. Mi sento un pioniere, un esploratore, sono un ragazzo degli anni 70, vengo dalle web, dalle radio pirata, sono arrivato alle web TV, è un percorso interessante. Sono andato dal sindaco, gli ho detto, queste sono le domande che ti fanno i cittadini, gli ho fatto vedere il video, lui ha dato una risposta, abbiamo messo tutto in rete, provatelo a fare perché è un esperimento interessante, toglie le barriere tra le amministrazioni e i cittadini. A questo punto si è creato una nicchia, cioè un target, chiamateli come volete, tifosi, amici, non so più come chiamarli, li chiamo amici, dove mi chiedevano delle cose, io ho cercato di farle per loro, da cercare delle cose utili a creare dei contenuti multimediali. Un consiglio a chi vuole fare questo tipo di attività, incominciate a pubblicare, fregatevene, non prendete neanche un hosting provider, pubblicate, se pubblicate qualcuno incomincia a parlare di voi, Marco Montemagno, Nicola Mattina che oggi non c'è però è di Ignite Italia, hanno messo molti video, miei video sui loro blog e sui loro siti. Guru nel senso buono della parola, nel senso persone che veramente vi possono dare qualcosa come oggi ci ha dato Carlo Infante. Però ecco, la gente da casa vuole vedere video di 2 minuti, non fate cose troppo lunghe, poi se vogliono approfondire si organizzano da soli. Potete raccontare il territorio, io ho raccontato il territorio per esempio, ne ha parlato alcuni comuni del Chianti, altri siti hanno raccontato dei miei video. Una cosa di cui sono veramente fiero e orgoglioso è il web sociale. Master New Media, Robin Good, famosissimo in Italia, un grande, ha raccontato come attraverso le nuove tecnologie abbiamo fatto una grossa battaglia antimafia per la legalità. Questo è un punto che vorrei parlare al prossimo Ignite, cioè come può diventare una passione, un lavoro. Io ho già il mio lavoro, però mi sono reso conto che se avessi qualche anno di meno, un po' più di tempo, avrei tutte le possibilità di farlo. Un amico di Napoli non voleva fare il video report, nemmeno video inchieste, è un semplice fotografo, i suoi genitori stavano morendo per i roghi tossici, ha preso una videocamera e è diventato famosissimo. Questo è un progetto invece vero e proprio molto interessante, ho partecipato un pochino anch'io, persone nate prima del 1940, vai lì, un'intervista da 10 minuti, io mi sono fatto raccontare la guerra da una signora di Empoli, è stato emozionante. Questa è una cosa nuovissima di questi giorni, c'è dietro una strategia straordinaria, perché senza neanche aver pubblicato il sito sul web, cioè solo con una piccola paginetta, hanno fatto dei numeri clamorosi. Io sono molto appassionato di web TV, se uno vuole approfondire questo vada su altratv.tv, il primo osservatorio sulle micro web TV italiane, FM e la federazione. Per tutto il resto io sono in rete, il mio nome di battaglia è Mani Manghiri, anche se si scrive Giri, e sono veramente disponibile per tutti a dare qualsiasi informazione perché per me è una passione. Grazie.